Domande facciamo e poi possiamo dare di nuovo la parola a loro. Ti do la parola, prego. Ti ringrazio, sono felice di essere qui e appunto davanti a tanti amici, tanta gente. Anni di battaglia, io sono Andrea Staff, sono presidente del comitato di quartiere Salviamo Talenti, sono coordinatore del gruppo di cittadini che 9 anni fa ha... Si sente? Sono il presidente del comitato di quartiere Salviamo Talenti, sono il coordinatore di quel gruppo di cittadini che 9 anni fa ha messo sul progetto di Giroma Talenti, era semplicemente un progetto di informazione al servizio dei cittadini perché noi eravamo cittadini e siamo cittadini. Io non mi ero mai sognato di occuparmi né di politica né di attività civica né di fare il presidente di comitato, io mi occupo assolutamente d'altro e sono stato uno di quei cittadini romani che a settembre del 2007, a causa dell'apertura di Porta di Roma senza che fosse stata aperta la viabilità, a inizio di settembre, tornato da fuori, non riuscivo a tornare a casa. Cioè, da Bufalotta ci ho messo 1 ora e mezza per arrivare a casa, a distanza 3,5 km. Era la famigerata apertura di Porta di Roma senza viabilità, senza niente, fatta di gran carriera dal ben noto Veltroni, in una situazione in cui il nostro quartiere era stato lasciato, appunto, come diceva prima Mimmo, in balia dei palazzini. Noi abbiamo a Parco Talenti, i vari rioni di Rinascimento, un caso emblematico di come le nostre periferie sono state lasciate all'arbitrio dei palazzinari. Convenzioni sottoscritte, accordi di programma, impegni a realizzare viabilità, impegni a realizzare verde, impegni a sistemare scuole, a sistemare asili e quant'altro, tutti sempre disattesi oppure rinviati largamente alla fine dei lavori, quando mai sono state rilasciate. No, qualche telefono. Abbiamo spostato tutto. No, no, no. Ma il telefono che stava qua.